Salve a tutti, eccoci di nuovo nell'Accademia 21 insieme al nostro Master Decor Andrea. E Ciao ragazzi! quest'oggi parleremo di un prodotto formidabile per pavimenti interno e esterno, si chiama Microloggia. Il ciclo che andiamo ad eseguire è per pareti e pavimenti autolivellati, quindi si tratta di superfici lisce. Abbiamo già preparato il supporto con un primer adeguato, quindi è il micro primer Attack. Si può dare tranquillamente a spatola o diluito un 5% lo diamo con una pennellessa. Adesso Andrea ci farà vedere manualmente il ciclo applicativo. Andiamo a applicare, ragazzi? Abbiamo applicato una mano di micro uniform e dopo 2 ore abbiamo applicato una mano di micro primer Attack a pennello. Adesso andiamo a applicare la prima mano di microloggia 5F, andando a miscelare il micro primer B all'interno del microloggia 5F. Il micro primer B è colorato, quindi agitatelo bene prima di metterlo all'interno del microloggia 5F. Cosa molto importante: una volta miscelato il micro primer B va frustato meccanicamente, perché dobbiamo sciogliere per bene il prodotto, non ci devono essere grumi. Poi lo lasciamo riposare 5 minuti ed è pronto per essere applicato. Ciò che valeva per il microloggia 5F vale anche per il 3, quindi andiamo ad agitare per bene il micro primer bicolorato, lo mettiamo nella polvere, quindi nel microloggia 3, che è già un microloggia di finitura, quindi ha un granello più fino, e lo andiamo a frustare meccanicamente. Attendiamo sempre 5 minuti e siamo pronti per applicarlo. Sono passate 24 ore dell'applicazione del microloggia 5F, dopodiché andiamo ad applicare il microloggia 3. Su grandi superfici, per evitare eventuali attaccature o giunture, possiamo applicare prima del microloggia una mano di micro primer B diluito 1 a 3. Lo stendiamo tranquillamente al rullo, dopo un paio d'ore andiamo ad applicare il microloggia. Lo consigliamo specialmente prima dell'ultima mano. Logicamente tra una mano e l'altra, se ci sono delle imperfezioni, le possiamo tranquillamente andare a carteggiare, spolveriamo e poi applichiamo il microloggia. Come potete vedere, il microloggia 3 è molto più fine perché è una finitura del microloggia 5F. Dopo 24 ore abbiamo applicato la seconda mano di microloggia 3 nelle stesse modalità della precedente e questo è il risultato finale. Dopo 24 ore dell'applicazione dell'ultima mano del microloggia 3, andiamo ad applicare una mano di micro uniform. Pronta all'uso. Vi dico perché è importante micro uniform. Uniforma gli assorbimenti dei supporti, soprattutto per grandi superfici. E migliora l'applicazione e la resa dei micro veto B. Dopo un paio d'ore dal micro uniform siamo pronti per applicare la finitura. Noi consigliamo un trasparente opaco, si chiama micro vetro B. Ciao a tutti, un saluto dall'Accademia 21. Seguiteci e scoprirete le prossime novità.